All'epoca era un ragazzo di 14 anni quando gli uccisero il padre, perché il padre è libero, era responsabile della cellula comunista della Pirelli e fra gli organizzatori degli scioperi del marzo 43 e anche quelli del novembre 43, marzo 44 quando fu poi arrestato e nell'agosto del 44, il 10, alle 6 del mattino, fucilato con altri 14 in piazzale Loreto. I 15 presi un po' a caso nelle carcere di San Vittore su ordine dei nazisti e fatti fucilare agli italiani, fatti fucilare alla Muti. Lui era fuori Milano in quel momento lì perché ovviamente l'avevano fatto andare via. Adesso io direi, aspettando Francesca, visto che il ritardo si fa, sono già 4:20, quindi sono 4:20 di sì, 20 minuti di ritardo mi sembrano abbastanza. Non si sente? Allora, io direi di fare così, in attesa di che arrivi Francesca, che poi ci racconterà perché ha fatto questo film, visto che lei è un'insegnante, quindi non è proprio il suo mestiere, e perché poi ha scelto anche un argomento particolare per fare un'opera storica in pratica su Milano, e raccogliendo le testimonianze di molte delle persone, quelle che vedremo poi nel filmato. Io direi di partire sentendo la storia di Laura e di Sergio, in maniera tale che quando arriva Francesca lei aggiunge il suo pezzo e poi partiamo con la proiezione del filmato e dopo la proiezione del filmato, se ci sono delle domande a Francesca e a Laura e a Sergio, le potremo fare alla fine. Io devo dire un'ultima cosa, vi ricordo che il 27 gennaio è la giornata della memoria e noi abbiamo organizzato come sezione Ampi della zona un spettacolo, non lo facciamo noi, lo fa Bovisa Teatro, al Teatro Pavoni, in via Pavoni, che si chiama 16 ottobre 43. Lo spettacolo ricorda la razzia al ghetto di Roma il 16 ottobre quando misero sui treni 1021 cittadini italiani di religione ebraica e ne tornarono 16. L'ultimo di questi sopravvissuti, dei 16 sopravvissuti alla razzia del 16 ottobre 43, è morto da pochi mesi, aveva più di 90 anni, molto anziano. E quindi ci sarà questo spettacolo tratto dall'omonimo libro di De Benedetti, che è un libro famoso, che si chiama appunto 16 ottobre 43. Questo il 27 sera, venerdì, al Teatro Pavoni. E poi nel weekend successivo, il 28, pomeriggio probabilmente, poi ovviamente vi manderò la mail per informarvi correttamente dell'orario, partendo dalla collinetta del Parco Nord ci sarà la manifestazione che tutti gli anni ricorda, tutti gli anni da una decina d'anni, una quindicina d'anni, tutti gli anni ricorda i deportati, operai, lavoratori delle fabbriche del Nord Milano, fra cui c'era anche il papà di Sergio, che fecero protagonisti degli scioperi. Molti di questi vennero arrestati, più di 800, c'è chi fu fucilato come papà di Sergio e invece la maggior parte furono spediti sui treni, parte nei campi di sterminio, parte nei campi di lavoro. Lì sulla collinetta ci sono i gradini di marmo con tutti i nomi e quindi c'è la manifestazione a cui noi partecipiamo come sezioni Ampi e a cui vi invitiamo a partecipare. Io adesso non ho finito le cose da dire come sezione Ampi, farei parlare Laura e visto che magari non tutti hanno visto il documentario, io l'ho già visto per cui alcune cose di lei già le so, e chiederei a Laura un po' la sua storia, quindi come mai giovanissima ha scelto di partecipare alla resistenza, tra l'altro anche in un ruolo, abbiamo sentito prima, combattente, quindi un ruolo molto, diciamo, deciso, non un ruolo di secondo piano, anche i ruoli di secondo piano erano importanti, quindi era importante chiunque facesse qualcosa, però ovviamente i combattenti erano più importanti degli altri. Se vuoi raccontare un po' chi sei, la tua storia, come... Sempre un dramma per me parlare di queste cose, non perché sia... C'è un microfono. Non c'è un microfono. Ah sì, lo prendo. Quello che posso sembrare, sono timidissima, parlare in pubblico mi costa fatica. E poi francamente non so mai da che parte cominciare. Da dove comincio?
da quello che quasi sempre mi chiedono perché non ero antifascista. Era inevitabile che fossi antifascista, visto che la stretta parentela con la famiglia Matteotti, ecco, bravo. Mia madre e la vedova di Matteotti erano sorelle, è chiaro che automaticamente dopo il delitto Matteotti, tutti in famiglia, sia tutta la famiglia, non solo la mia, tutte le altre sorelle con i figli, eccetera, eravamo tutti antifascisti. Quindi questa era l'atmosfera in cui, opla. È già attaccato? Sì, ma, sì, credo, qua... ma mi sentono lo stesso. No, mi sento fuori. Grazie. Ah, mi sento. No. Come non detto. Mi sentite? Mi sentite un po' meglio? Sì. Allora, era ovvio, fatta questa premessa, che la mia famiglia fosse antifascista. Detta così sembra una robetta da niente. Essere antifascisti significava comunque perdere il lavoro. Allora le famiglie erano costituite in maniera molto semplice. Il padre lavorava, la madre stava a casa, educava i figli. Mio padre diede le dimissioni dal Corriere della Sera, dove era giornalista, subito dopo il delitto Matteotti, insieme, devo dire, al direttore del Corriere della Sera, che era un liberale, essere liberale in senso lato della parola. Comunque era un uomo di destra, però beato lui, era molto ricco di famiglia, quindi le sue dimissioni non gli hanno rovinato la vita. Le dimissioni di mio padre invece ci rovinarono completamente la vita, perché se non lavorava la faccenda economica diventò pesante, pesantissima. E allora, per un po' per ragioni di salute mie e di mio fratello, che eravamo due ragazzini abbastanza gracili in apparenza, e un po' per ragioni economiche, mia madre, che era una donna molto intelligente, decise che se i bambini dovevano stare al mare, tanto voleva starci tutto l'anno, che in quei piccoli paesi della Liguria, non quelli di adesso che sono straricchi, ma allora erano piccoli paesi di pescatori, si campava con poco, ecco, si poteva campare con poche lire, perché tutto costava meno. Poi, come dire, la vita stessa non esisteva. La scuola dove io andai a frequentare l'ultimo anno delle elementari era una roba da quarto mondo. Questa era l'Italia di allora, che è difficile da immaginare, ma forse chi ha i capelli bianchi mi può capire meglio, ecco. Era un'Italia poverissima, dove non c'era niente. Quello che non c'era lo si inventava, ecco. Io ero una ragazzina che non aveva un carattere abbastanza chiuso e molto solitaria per temperamento, quindi per me il mare, la spiaggia, la libertà che allora si godeva in sicurezza in quei piccoli paesi dove non esisteva la violenza, perché non era una società che aveva tanti limiti ma tanti pregi, era una società sicura, per cui io andavo tranquilla su per le colline di quel allora abitavamo a Finale Ligure Marina, che oggi mi dicono è un centro affollatissimo di turisti. Allora era proprio un piccolo paesino di pescatori meraviglioso, con una spiaggia stupenda, deserta anche di pieno agosto, perché nessuno aveva i soldi per andare in vacanza e quindi le spiagge erano vuote. Io ho vissuto un'infanzia, sì, per il mio carattere molto felice, perché avevo il sole, il mare, la libertà di andare dove volevo e come volevo. Una scuola che non mi impegnava, perché tanto non insegnava niente, l'insegnante era una spia dell'Ovra, che dichiarò senza mezzi termini a mia madre, che chiedeva: scusi signora, ma come mai mia figlia viene a casa e invece di parlarmi di questo o quell'argomento che sta nel testo, nel libro di testo, mi parla sempre del giornale, degli articoli che pubblica. E la maestra risponde: signora, ma le pare che io sprechi tempo a insegnare? Io sono una spia dell'Ovra, sono pagata per questo, vengo e leggo il giornale. Intanto i ragazzini fanno quello che vogliono. Eravamo quattro gatti in quella classe, quattro letteralmente. Erano, mi pare, tre compagni di sesso maschile e due erano le femmine.
dei caproni ignoranti come la nostra cosa, perché non ci insegnava niente nessuno. Io venivo da Milano, ero acculturata perché venivo da una scuola elementare dove si insegnava, poi a casa mia c'era la regola, quello che non ti insegna la scuola lo leggi a casa, ecco. E quindi, come dire, ero ascoltata, ecco, tra questi molto limitati compagni, perché cinque non fanno una classe, fanno un gruppetto, ecco. Questa è stata le mie scuole elementari. Poi, siccome avevo un fratello maggiore di me, che invece seguiva per ragione, aveva 6 anni di più, quindi io ero elementare, lui era al ginnasio, bisognava seguire l'istituto, che serve, perché il vecchio concetto ottocentesco che il maschio era il re, il figlio maschio era il privilegiato perché era maschio, vigeva ancora, vigeva anche in epoca più moderna, per cui si dovevano seguire le scuole di mio fratello, perché avendo 6 anni più di me lui faceva altre scuole. Allora, passando di paese in paese, io non ho mai messo radici da nessuna parte, raramente avevo compagni di scuola, non facevo neanche in tempo a farmeli, che già bisognava cambiare paese. Sono un po', come dire, mi sono un po' irrobustita psicologicamente, ma anche un po' raminga come forma mentale, non mi fossilizzo sempre su... Non metto molte radici, adesso sono stravecchia, guarda che mi schioda da quella poltrona, ma ormai sono stravecchia, ho finito il mio tempo, credo che sia anche abbastanza vicina, insomma, alla fine. E quindi adesso il problema è completamente diverso. Ma tornando poi a tempi che sembrano remoti, in fondo non lo sono poi tanto, 70 anni. Nella vita di ognuno di noi sono tanti, per la storia sono pochissimi. In questi 70 anni l'Italia è cambiata in una maniera talmente rapida che si fa fatica un po' a stargli dietro. Mi è anche difficile, poi vedo qui quasi nessun giovane, molti capelli bianchi e quindi mi possono capire, parlare di quei tempi in cui tutto era difficoltoso. Tutto, non soltanto sbarcare il lunario se non c'erano soldi, ma proprio la vita quotidiana era più faticosa, non più complessa, più semplice ma più faticosa. Io personalmente la trovavo più affascinante, ma questa è una scelta di gusti. Ho perso il filo, dov'è che siamo rimasti? Cos'è che vi stavo dicendo? Che si era intanto irrobustita. Si era intanto robustita psicologicamente. E nel frattempo vi presento la... Scusa, secondo Laura, che è arrivata la Francesca. Che oltre che mezza cieca sono anche un po' sorda, ragazzi, ho 93 anni. E nel frattempo è arrivata anche... Laura, scusami. Nel frattempo è arrivata anche la Francesca. Brava, siamo di troppo la Francesca, quindi non porta una ventata di gioventù. Io sarei a gioventù. Sì, metti di pure lì. Potresti essere mia nipote, sciagurata. Buonasera. Cazzi, ve l'ho sciagurata, no? Vabbè, se non te lo dico io, chi te lo dice? Adesso devo dire. Solo io posso dirtelo. Ma teniamo il programma, Francesca, da questo, che finisce Laura di raccontare perché diventa partigiana, poi c'è Sergio che racconta il papà, e poi ci sei tu, e poi c'è Allora, per riassumere rapidissimamente, una vita abbastanza... chiusa e solitaria perché il regime così ce l'imponeva. Eravamo sempre sotto scorta, avevamo i poliziotti al portone, eravamo sempre controllati, insomma. Io me ne infischiavo un po' perché avevo tre grandi amori. Uno era il mare, dove nuotavo 5 mesi l'anno. La seconda era la bicicletta con la quale ho macinato chilometri su e giù per le vallate della Liguria. Il terzo, ahimè, molto breve, aveva un nome, si chiamava Sergio. C'è qualcuno qui che ha avuto anche qualcuno che si chiamava Sergio, mi pare. Lui si chiama Sergio. Ecco, è un gran bel nome. Grazie. Quanti si chiamano Sergio qui dentro? Guarda quanti Sergio ci sono. È un gran bel nome. È un nome di moda. Per me è un nome di moda. Per me poi è un nome particolare.
dove siamo arrivati, a che puntata siamo arrivati? No, siamo rimasti all'8 settembre. L'8 settembre io sono stata mandata, non è che sono che ero matta e ho preso la bicicletta, sono stata mandata in una valle della Liguria con un incarico che al momento mi sembrò da deficienti. Poi invece ho capito che questo signore, che era già un politico clandestino, stava già organizzando questi militari sbandati. Infatti mi mandò in queste vallate, dice: veda un po', signorina, lei che ha buone gambe e tanta bisa, cammina bene, veda se in queste vallate ci sono delle costruzioni, magari dei fienili, qualcosa che possano accogliere degli uomini. Io, senza neanche lontanamente capire che cosa c'era dietro a questo incarico, che era banalissimo come incarico, ma l'organizzazione che c'era dietro era già complessa, andai precisa, puntuale, perché quando mi danno un incarico lo eseguo puntualmente, tornai e dissi: sì, nel tal posto c'è, in Liguria le chiamano casoni, in Piemonte le chiamano baite, ma sono la stessa cosa, sono delle costruzioni che servivano per tenere il fieno per gli animali quando d'inverno nevicava. Morale della favola, tornai e feci il mio rendiconto, ma nel frattempo, con l'8 settembre, il tutto aveva assunto un aspetto abbastanza drammatico per chi aveva dei figli e dei nipoti maschi in famiglia, nipoti con un nome famoso come quello di Matteotti e un figlio che era mio fratello, il prediletto della di mia madre, che aveva tante buone qualità, ma aveva la specialità di trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato, insomma, e riusciva sempre a incasinare il tutto. E quindi la situazione precipitò per l'Italia e precipitò anche per la mia famiglia, sempre comunque a secco di soldi. Sai, quando non ci sono soldi tutto si complica, perché coi soldi, vabbè, prendi un treno e ti sposti, se tutto questo non c'è, si ripiega sui piedi. Allora, i piedi e la bicicletta erano la risorsa. Morale della favola, mio fratello, e per evitare di andare in Russia, pur essendo laureando, evitò di fare la scuola di guerra e fece quello che io chiamavo il marmittone, cioè il soldato semplice, e si trovò alla caserma di Bolzaneto all'8 settembre, mettendo chi naturalmente? In agitazione mia madre, che era una donna molto intelligente, conosceva bene i suoi figli. Il maschio era il prediletto, ma lei sapeva perfettamente che si sarebbe trovato nei guai. E ci si trovò, infatti. Fortunatamente era compagno di un ragazzo molto più pratico e furbo di mio fratello, che abitava lì vicino a Bolzaneto. Prese mio fratello per la giacchetta e dice: senti, io di far l'eroe qui a morire in caserma fucilato dai tedeschi non ci sto, saltiamo questa finestra e andiamo a casa mia. E così mise in salvo mio fratello, che se no era lì e faceva l'eroe da cretino, perché non si fa l'eroe sapendo che comunque con una raffica di mitragliatrice ti fanno fuori, sei disarmato, stai lì a far l'eroe, a fare, come diceva il Tecoppa, che tu non sai chi è perché non sei milanese, soldato che scappa, buono per un'altra volta. E aveva ragione, sembrava, è una battuta, sì, il Tecoppa è la macchietta milanese, quella che per Napoli è, che è in Sicilia, non so chi. Giuffa. Ecco. È stato a dirlo? Non lo so. Infatti lo sapevo che era lei. Ecco. No, a Milano c'era il Tecoppa. Io chiuderei l'argomento. Io avrei la proposta da fare. Beh, ma che fine hai fatto? Facciamo una cosa. Facciamo parlare Sergio. Ecco. Dovete usare il microfono perché sennò si sente. Ok, facciamo parlare. No, non per questo. Facciamo parlare Sergio, poi dico io due parole. Brava. E poi guardiamo il film. L'ennesima volta, infatti. Cioè. Io peraltro ho già visto. Quante volte l'hai visto? Due o tre. E poi continuiamo. Okay, va bene? Quindi la parola a Sergio. Beh, io diciamo ero un po' più giovane di lei allora, anche se molto. Quando è iniziata la guerra avevo 10 anni.
quando è finita ne avevo 15. Ed è chiaro che quegli anni che aveva la mia età se li ricordo, insomma, perché sono anni che tutti i giovani di allora, non solo gli adulti, ma anche i quelli che allora erano ragazzini, alla fine della guerra non erano più ragazzini, perché assieme a tutte le altre esperienze che durante quegli anni ognuno ha vissuto, quegli anni chiaramente sono state esperienze formative per ognuno, per tutti coloro che le hanno vissute, insomma, anche senza bisogno che ci fosse il caduto in famiglia o il deportato, ma il vivere quegli anni durante la guerra, cercare di trovare da mangiare, cercare di evitare i bombardamenti in qualche modo e così via, è chiaro che per me è stata, io poi per combinazione io vivevo con mio padre e poi non avevo la madre, io c'era una matrigna, diciamo, no? Ecco, mio padre era un ragazzo padre. Venivamo dal Veneto, nel 1936 siamo venuti a Milano, io ho iniziato l'elementare a Milano e poi sono rimasto qua, insomma, da allora, cioè, dal 1936 sono qua. Ed è stata senz'altro la mia un'esperienza per me avventurosa, io l'ho sempre considerata, infatti ogni volta che mi chiedono ma cosa ricordi, ma come mai facevi così, hai fatto questo, ma io lo facevo perché per me era un'avventura, insomma. Cioè, quando mio padre mi ha detto ma stasera andiamo da Nino, uno che abitava lì vicino a noi, io abitavo in Casoretto, è una zona di Milano verso Viale Porpora, via Teodosio, e di conseguenza diciamo che, scusate, spengo sto affare, che di conseguenza andiamo da Nino, dice e allora mi metteva dentro tanti fogli dentro una maglietta, nei pantaloncini, così, e andavamo da Nino, andiamo a provare il vestito, perché questo Nino era un sarto, ma era un'attività di copertura, era Nino Lamprati, che fra i vecchi di Milano dovrebbero ricordarsela. Nino Lamprati è stato poi funzionario dopo la liberazione del PC a Milano e così via, ed era uno dentro del movimento clandestino e a suo tempo aveva agganciato mio padre, il quale aveva una precedente esperienza nel Veneto come attività giovanile clandestina, diciamo. A Milano questa attività venne un po' inquadrata dal Partito Comunista, nel quale lui faceva riferimento già da prima, e di conseguenza era, e andavamo lì, e praticamente c'era un passaggio di materiale cartaceo, probabilmente stampa di propaganda, io qualche cosa me lo ricordo, ho visto due numeri della Fabbrica, il giornale clandestino dei sindacati, della CGL probabilmente, e qualche unità, quelle le ho viste. Quelle poche volte che siamo andati a casa di questo Nino, andare e tornare, lui mi aveva insegnato come fare, no? Dice andiamo però tu non stai con me, cammina avanti, certe volte mi dice di camminare avanti, certe volte indietro, se io mi fermo a parlare con qualcuno tu vai avanti, vai e poi dopo quando sei stufo torni a casa se non mi vedi arrivare. E così io mi comportavo, ma andò sempre bene, nel senso che eravamo sempre assieme, insomma, ecco, non è mai successo nulla. Perciò non c'è stata una... infatti parecchie volte mi dicono ma come mai dopo tu hai fatto, perché poi successivamente, dopo l'arresto di mio padre, io sono andato nel Veneto subito dopo, tre giorni dell'arresto di mio padre, nell'aprile del 44, si convenne che era meglio che io non restassi a Milano,
ero già un ragazzotto di 14 anni, almeno stavo per compierli perché li compio in agosto, infatti, e andai nel Veneto, nella Val del Chiampo, che era la zona dal quale provenivano i Temolo, che era una famiglia numerosa, erano 11 fra fratelli e sorelle. E di conseguenza lì ebbi, diciamo, un'altra esperienza che fu quella del contatto con i partigiani che c'erano su in quella valle, perché un fratello di mio padre era su e siccome io ero ospite della moglie di un altro fratello di mio padre, il quale però era già stato anche lui arrestato e mandato a Mauthausen, e allora eravamo io e la zia e la sua bambina che aveva neanche un anno, insomma. E allora ogni tanto andavo su a trovare l'altro fratello di mio padre che era con i partigiani e lì si facevano tante cose, ma io l'ho sempre preso un po' come un'avventura, cioè lo dico così, non per sminuire diciamo quel che allora un ragazzo della mia età faceva, andavamo a rubare le cose dei tedeschi, le cose potevano essere tutto quello che trovavamo nell'autoparco che c'era in quel paese, perciò poteva essere qualsiasi cosa, armi, roba da mangiare, armi non ne lasciavano, le bombe a mano ne abbiamo trovate diverse, l'unica volta che è stata fregata una rivoltella, e lì è successo un casino, e non l'ho trovata, l'ha trovata il mio amico e lui l'ha presa, e allora lì poi c'è stato il dramma, è andato a finire che lui non ha voluto consegnare o farla ritrovare, e chiaramente il tedesco era passibile da parte dei suoi ufficiali, di non poteva lasciare su un camion abbandonato aperto, poi di conseguenza è andato a finire che ha pagato un altro, l'hanno preso e l'ha mandato in Germania, è tornato per fortuna, ma tutto questo fa parte della vita, allora almeno per me, che io l'ho sempre considerata una cosa così, un'avventura, come quando mio padre lavorava alla Pirelli, il luglio e il settembre del 43 sono stati mesi terribili e io me li ricordo, non ero a Milano, perché la Pirelli aveva mandato chi voleva, i ragazzi a studiare, i ragazzi figli degli operai, degli impiegati della Pirelli, sul lago di Garda, a Riva di Trento, cioè ci ha mandati lì a studiare fino alla fine della guerra, cioè per evitare di subire i bombardamenti, infatti siamo andati via carichi di libri, quaderni, eccetera. Ed eravamo in questa colonia, che ogni tanto mi ricordo il nome, adesso non me ne sovviene, comunque eravamo a Riva di Trento, e perciò abbiamo vissuto anche lì un'altra esperienza. In luglio la caduta del fascismo e ce lo siamo accorti perché al mattino arrivavano sempre due o tre militi fascisti lì in colonia ad assistere all'alza bandiera, dove veniva sempre ricordato qualche milite fascista caduto a El Alamein, eccetera eccetera. Ma anche più che altro perché facevano il filo alle signorine che ci curavano a noi, no? Era per quello in realtà. La mattina lì non, nessuno, silenzio. E allora ci svegliamo, ma non c'è l'alza bandiera. Allora, ecco, anche lì non so come, ma io e un altro mio amico, che mi ricordo ancora il cognome, Montalbetti si chiamava, abbiamo preso una federa, non so i colori dove li abbiamo trovati, so che abbiamo fatto una bandiera italiana, la rossa e verde dall'altra parte, bianca in mezzo, e l'abbiamo legata alla cosa dell'alza bandiera e l'abbiamo tirata su, ma abbiamo messo su la federa perché normalmente la bandiera ce l'avevano le signorine ed era quella con, chiaramente con il simbolo della monarchia, insomma, in mezzo, no?
E le signorine dopo un po' sono uscite fuori, chi l'ha messo, chi non l'ha messo, no, tiratela giù, se no qui adesso chissà cosa succede. E allora alla fine l'hanno tirata giù. E poi l'altro fatto che mi è rimasto molto impresso, che tutto quel periodo lì, ogni tanto c'era qualche fascista che arrivava, qualche milite, ma parlava con le signorine e poi se ne andava. Da mangiare cominciava a diminuire, perché quello che c'era erano le scorte che aveva la colonia, e non più di tanto, no? E poi la cosa terribile è stata l'8 settembre, perché la colonia confinava, e la riva di Trento, sappiate che allora, suppongo anche adesso, essendo vicina alla zona confinaria italiana, era piena di caserme, depositi di munizioni e ospedali militari. Infatti un ospedale militare confinava con la colonia. Allora lì dall'ospedale hanno cominciato a scappare, in qualche modo si calavano giù dalle finestre, entravano in colonia e chiedevano di cambiarsi. Siccome fra di noi c'erano ragazze di varie età, io avevo 13 anni, però ce n'erano altri, qualcuno che aveva 15, e chi aveva diciamo qualcosa da dare, perché loro volevano scappare, hanno capito che non potevano restare lì, perché entro poco tempo dal Brennero sarebbero arrivati i tedeschi, loro lo avevano capito. E allora lì c'è stato tutto uno scambio di pantaloni, di cinghie, di camicie, per permettere a questi soldati italiani di fuggire. Mi ricordo, mi è rimasto impresso uno che era un meridionale e dice, ma noi non sapevamo di dove. Ho detto, ma dov'è che vai? Ah, dice, vado su lì nella valle e poi vado di là, arrivo giù. Ma dove? In Sicilia. Chissà questo poveraccio che arriverà o no. E perciò c'è stata un po' tutta questa attività, diciamo, che anche lei è servita certamente, successivamente, ad aiutare a formarsi. Ecco. Perciò è stata una esperienza degli anni di guerra per ragazzi come me, non solo perché avevano il padre che era nel movimento clandestino, ma perché è vissuto tutto quel periodo conoscendone un po' tutti gli aspetti, che sono tragici, certo, ma che allora da parte di un ragazzo come me erano vissuti anche così, come un'avventura. Io direi di fermarci, perché sennò il filmato non lo vediamo più. Buonasera, io vi rubo 3 minuti. Innanzitutto volevo dirvi grazie, cioè io sono emozionata. Questa sarà la 20ª proiezione che facciamo a Milano in meno di un anno e la sala è piena, per cui grazie. Grazie perché grazie a Sergio e a Laura, perché hanno affidato a me qualche anno fa le testimonianze più importanti della loro vita. Grazie a chi mi ha permesso di fare questo e a tutte le persone che ho conosciuto, come Claudia Pinelli, che è lì e che ormai è una mia cara amica, Veniero, e soprattutto grazie a Carlo e a Camilla, perché quel film l'ho fatto per loro, cioè per i miei alunni, perché quando sono arrivata qui 4 anni fa, da Terroncella, come si deve, mi sono chiesta cosa ci facessero tutte queste lapidi, no? Sono arrivata a scuola e ho visto i miei alunni avere una deriva verso Casa Pound, Forza Nuova, no Carlo? Testimoni, sì, questo. Testimoni. E mi sono chiesta quindi come una città come Milano, che ha una memoria storica così forte, così radicata, in realtà sta perdendo i suoi giovani. E siccome sono una persona presuntuosa, sono una persona che i fatti propri non se li fa mai, allora mi sono detta, vabbè, proviamo a raccogliere queste testimonianze. Proviamo a farle vedere ai miei alunni queste testimonianze. Dimostriamo ai miei alunni che probabilmente la storia non è nata come pensano loro, che forse bisogna essere consapevoli di quello che accade e di quello che è accaduto. Che la memoria serve per guardare al futuro e non per guardarsi indietro. Che perché loro sono il presente e loro saranno il futuro per noi. Per cui ho cominciato a studiare queste lapidi, a studiare l'esistenza milanese. Io sono siciliana. In Sicilia la resistenza c'è stata,
due tipi di resistenza. La prima, quella di chi è rimasto qui, pur essendo siciliano, come soldato. La seconda, quella alla mafia, che io sento molto forte, soprattutto per il lavoro che faccio. Io mi occupo di antimafia e ho visto tantissimo una resistenza civile durante la resistenza milanese del 40, dal 43 al 45, che è simile alla resistenza civile alla mafia. Perché? Perché siete state persone, perché ci sono persone, perché c'è una persona come Laura, come Franco, come Claudia, insomma, come tutti quelli che vedrete e che da quando li ho intervistati alcuni ci hanno già lasciato, per cui sono veramente orgogliosa del fatto di aver raccolto le ultime testimonianze, che non si sono voltate indietro. Quello che io dico sempre ai miei alunni, quello che io faccio col mio lavoro da regista, e in questo caso non l'ho fatto da regista, in questo caso io mi sono permessa semplicemente di raccogliere le loro testimonianze e di metterle insieme, una sorta di mosaico da regalare alla collettività come una cantastorie. È questo che ho fatto. Ho avuto la presunzione di cantare una storia collettiva, che poi questo film sia diventato evento nazionale 2016, che questo film abbia girato in Italia, che questo film sia arrivato qui, autoprodotto semplicemente. E io e Lavinia siamo andati in giro a chiedere fondi e ci dicevano: no, ma voi cosa volete? Cioè, ma te hai 27 anni, sei siciliano, ma cosa ne sei l'esistenza, no? Boh, non lo so, io forse la distanza pirandelliana del mio essere più giovane e del mio essere distante alla vostra cultura mi ha permesso di vedere la vostra storia in modo diverso, no? Quella distanza che alla fine crea l'arte. Non credo che sia un capolavoro questo film, però credo che emotivamente possa servire. Per cui io sono davvero emozionata, perché non mi aspettavo oggi tutta questa gente. Grazie. Sì, adesso spostiamo il tavolo di là. L'ultima cosa, dopo, quando vi alzate per andare via, e anzi quando abbiamo finito la proiezione, passate di qua, date un'occhiata a quest'opera, che è quello che poi la guerra fece a Milano. L'opera è di Sergio Bernasconi, a cui poi chiederemo qualche elucidazione. È splendida, poi lui racconterà. Questo è 55, 10 anni dopo, c'erano ancora le rovine. L'abbiamo messa qui così si può vedere bene, però si può inquadrare. Quindi dopo vediamo di... Hai ragione. Della Milano del 55.